Buonasera a tutti, un lieve ritardo, colpa mia, ma sono fortunatamente tantissimi anche dal punto di vista mediatico, e anche perché eravamo a registrare un servizio per il TG2 di stasera. Sapete bene che domani dalle 9 alle 12 avremo una diretta Rai, ma io qui lascio molto semplicemente, molto volentieri il microfono subito. Intanto perché accanto a me c'è Beppe Saronni, dovrei partire dalla sinistra, qua c'è Giulia Perni, invece ma parleremo del mio libro. Io approfitto del traino, in questo caso si fa tirare Beppe Saronni, che non tirava mai, appunto. E in questo caso invece facciamo tirare Beppe Conti e Per Augusto Stasi, insomma vedete in quanta e quale nobile compagnia sono. E quindi saranno loro che parleranno comunque di un Beppe Saronni per il quale io ho fatto il tifo. Io oggi a Gaiole mi manca Vittorio Adorni, perché sono partito molto presto col primo tifo per Vittorio Adorni, però poi sono passato a Beppe Saronni, io lo dico, ero un sarognano, per Bugno, penso di averglielo detto, vabbè, insomma, tanto io ho fatto arrabbiare un sacco di gente, per cui si può arrabbiare anche Moser. E vabbè, Pantani non c'è più, però gli altri li abbiamo a Gaiole, questo è un grande piacere. Per cui Beppe Conti a parlare di Saronni. Io ho letto tutto quello che è stato scritto sul duello tra Moser e Saronni, anche perché si è consumato parecchio per qui, di là dal monte, insomma, tra San Giustino e Badia Alpino, tra fancucine, era un derby di cucine componibili, e del Tongo principalmente questo. Beppe Conti, poi come credi io mi zitto. Il microfono che non funziona, no? Vanno in televisione. Ah, vanno in televisione. E quindi ci sentono direttamente. Sì, no, però questi signori non sentono, però. Però questo. Devo dargli questo? Vai, scusami. Questo va meglio? No, sono uguali. Fanno in televisione ma non qui. Beppe, ci sentono qua. Sì. C'è, sentite? Sì. Come no? Fallo dire quei signori laggiù, ma va bene tutto, non ci sono problemi anche senza microfono, questo però. Va bene, nessun problema. C'è una signora, doveva dire qualcosa lei prima? No. Ah, ok, perché noi andiamo a braccio, come si dice, no? Ma buonasera a tutti, no, noi siamo qui sì per presentare il mio libro, ma soprattutto per festeggiare questi 40 anni, perché sono 40 anni che Beppe Saronni ha vinto il mondiale a Goodwood. Ed è stato, è arrivata la voce anche, ma bravissimi, grandissimi, e quindi è stato un momento veramente straordinario del ciclismo, nell'estate in cui i ragazzi di Berzotta avevano vinto il mondiale di calcio, pensate cos'è stata quella stagione, e soprattutto la fucilata di Goodwood. Ogni volta che lo si rivede vengono i brividi, no? Lui che passa corridori che si chiamano ancora oggi per fortuna, Sean Kelly, Greg LeMond, a tripla velocità, poi arrivano le telecamere fisse e sembra che abbia vinto per distacco. È stato qualcosa veramente di unico, che rimane nella leggenda del ciclismo. E poi Beppe Saronni, che già aveva vinto un Giro d'Italia nel 79 a 21 anni, che già aveva vinto classiche sotto i traguardi, in maglia ridata vince la Milano-Sanremo, che è l'ultima vittoria di un campione del mondo a Sanremo, ma prima ancora aveva vinto il Giro di Lombardia in maglia ridata dopo Goodwood, e poi rivince in maglia ridata il suo secondo giro nell'83. Quindi un fuoriclasse che rimane nella memoria di noi tutti, che è qui con noi. L'idea è stata quella di scrivere questo libro, del quale parleremo, proprio per i 40 anni di Goodwood, ma me lo presti un attimo per non andarlo a prendere lì. Saronni, Goodwood e le altre verità. Perché? Perché è molto esplicativa l'ultima di copertina di questo libro. Siamo io e Beppe Saronni, cioè Beppe Saronni e io, il campione, l'autore, tutti e due Beppe, che brindano, ma brindano con il vino Moser, lo spumante. E quindi questa...
questa foto è molto, è molto significativa per capire cosa c'è nel libro. Beppe Saronni finalmente racconta, rivive, ripropone questa rivalità che ha fatto epoca, che secondo me in certi momenti è stata superiore a quella fra Coppi e Bartali, proprio perché è stata qualcosa che ancora oggi è vivissima e sentitissima, ha diviso in due per l'ultima volta il popolo del ciclismo, perché nei bar si parlava di ciclismo allora, oggi si parla solo più di calcio purtroppo, allora parlavi di ciclismo, e anche se tu banalmente in maniera così ogni tanto ti affacciavi al ciclismo, ti favi per Moser o per Saronni, eri per l'uno o per l'altro, e qui Beppe racconta le sue verità, come è nata questa grande rivalità, campionato di Zurigo, come il campionato del mondo al Nürburgring nel 78, storie incredibili che oggi neanche si possono sognare, immaginare, e tutti i momenti forti di questa splendida rivalità, poi non solo, però poi c'è il Beppe Saronni giovane, c'è il Beppe Saronni che poi smette di correre e diventa team manager per anni e anni della Lamprey e di campioni affermati, sino a realizzare l'ultima impresa, perché Tadej Pogacar, penultimo tour e terzultimo Tour de France, l'ultimo grandissimo talento giovane, l'ha scoperto Beppe Saronni, lo ha ingaggiato Beppe Saronni da juniores, quindi l'ultima sua impresa. È un libro godibilissimo, divertente, proprio perché si rivivono quegli anni che tanto ci mancano nel ciclismo. Io chiuderei così, Beppe, vai, racconta tu. Beh, intanto volevo ringraziarvi per avermi invitato qui. Non pensavo che ci fosse un interesse così importante, ho visto degli appassionati incredibili, no? Che ricordano e che viaggiano con biciclette di altri tempi oramai, ma ahimè sono le biciclette con cui io ho cominciato a correre, di questo sono preoccupato, perché sono passati tanti anni, però no, veramente, ho visto gli occhi delle persone, una gioia veramente importante, grande, cioè c'è una passione, una gioia di essere qui incredibile, credo che questo sia una cosa veramente bella, bellissima. E ho ritrovato tante persone, tanti amici, e poi mi sono trovato a mio agio con questi mezzi, perché chissà, è strano, ma mi ricordano qualcosa, sono molto familiari, ma veramente. Il prossimo anno ho promesso che anch'io pedalerò per quanto posso, 50, 60, 70 chilometri, credo che ci siano queste distanze nella giornata di domenica, quindi ho promesso di esserci, perché mi fa piacere tornare a rivivere in quei momenti con questi mezzi, con questa tecnologia, è veramente un qualcosa di importante. Quindi grazie di avermi invitato, questa è la cosa più bella. Sul libro cosa vi devo dire? Il libro, guardate, sono solo pure verità. Chi lo leggerà rimarrà magari sorpreso, ma guardate che è la pura verità, ovviamente la mia verità, da come l'ho vissuta io, e sappiate che tutte queste cose che diciamo nel libro, Francesco le sa, perché le ho sempre dette, no? E ultimamente non se la prende più di tanto, e anche lui, anche per lui il tempo passa, anche per tutti noi uguale. Però sono tante cose belle, interessanti, che rivissute oggi le rivediamo con un occhio diverso, con una simpatia diversa, con una, come dire, soddisfazione anche diversa, tenendo presente che è stata una grande rivalità. Abbiamo perso tante corse per questa rivalità, soprattutto i campionati del mondo purtroppo non è come oggi, che non siamo protagonisti perché non abbiamo i ragazzi che sono ad una certa altezza. Noi quando perdevamo il mondiale lo perdevamo per lotte interne, per antagonismi interni. D'altra parte il buon Alfredo
sai, mettere assieme, mettere d'accordo tutta quella squadra fatta di grandi corridori, perché non c'eravamo solo io e Moser, c'era una schiera di corridori e di ragazzi veramente importanti, e metterli d'accordo diventava veramente difficile, anche perché il ciclismo è uno sport un po' particolare, anche un po' strano sotto certi versi, perché tu corri, ad esempio, tu corri il campionato del mondo e Alfredo non faceva altro che cercare di metterci d'accordo, dare dei ruoli, concordare delle tattiche in corsa, cercare di metterci d'accordo, di farci andare d'accordo, il che queste tregue duravano pochissimo, se duravano un giorno forse era troppo. Però cosa succede? Che poi nel ciclismo vince uno. Cioè tu che sei antagonista e che lotti, antagonista con gli altri, e che lotti tutti i giorni, tutte le gare in tutto l'anno, con tutti questi ragazzi, arriva il giorno del mondiale, ti metti d'accordo, tregua, aiuti il corridore e poi un corridore italiano vince, il giorno dopo trovavi i tifosi di Moser che ti tiravano le parole, dicevano hai visto chi ha vinto, lui sì che... Come lui sì. E noi cosa abbiamo fatto? Noi l'abbiamo aiutato tutto il giorno e non eravamo nessuno. Ma questo è il ciclismo ha queste contraddizioni. Mentre il calcio, la squadra che vince il campionato del mondo, sono tutti campioni del mondo, perché vengono premiati tutti come campioni del mondo, il ciclismo no. Questo è una... E a proposito, voglio inserirmi a ricordare, pensate la classe di Beppe, nello scorso luglio ha festeggiato i 40 anni di Goodwood, ha radunato la nazionale di Goodwood a Boario, pensate erano 10 su 12. E i due assenti giustificati, per esempio Marino Madori, i CT dell'Under 23, era le corse, però c'erano tutti, sono tutti in buona salute, già dopo 40 anni è un bel record. Beppe Saronni ha regalato a ognuno degli azzurri di Goodwood una maglia iridata, perché ha detto siamo stati tutti campioni del mondo, come nel calcio. Questo trovo sia un grande gesto. Ovviamente è arrivata la parentesi, la regala a Moser e Moser gli dice ma io ne ho già due, ne ho vinta una su strada e una su pista, però l'ha presa, ha preso anche quella. Sì, subito ha detto questo, ma se l'ha presa se l'è messa via, tranquilli. No, era una cosa che avevo in mente da fare, di fare da parecchi anni, perché il ciclismo è questo, ad esempio in quell'occasione non solo volevamo non essere da meno per la squadra nazionale di calcio che ha vinto il mondiale due mesi prima, ma dovevamo anche cancellare la brutta figura che avevamo fatto a Praga. A Praga, nonostante tutto quello che si dice, le mani alte, tutta una serie di discorsi, che capisco anche il buon Alfredo doveva tirar fuori perché doveva difendere la squadra nazionale, avevamo fatto una brutta figura, soprattutto nei confronti dei tifosi e degli appassionati. E quindi tutti nel mondiale di Goodwood sentivamo questa necessità, questa pressione, questo riconoscimento nei tifosi che ci seguivano sempre in maniera incredibile. Anche in Inghilterra, in un mondiale così lontano, c'erano tutti italiani e difatti si sentiva perché il profumo delle grigliate, dei risotti, erano italiani, era inconfondibile, questo era inconfondibile, e ogni tanto quando ti fermavi sul percorso dovevi stare attento, perché se ti fermavi 10 minuti dovevi fare 3 giri in più per recuperare, per smaltire quello che mangiavi, ma gli italiani sono favolosi, quindi in giro per il mondo, quindi dovevamo anche dare qualcosa, e quindi tutti nella squadra azzurra sentivano questo bisogno di non più sbagliare, di andare tutti d'accordo per dare un riconoscimento a tutti i tifosi, e ci siamo riusciti, è stato un gran bel mondiale insomma. E io vorrei solo ricordare due momenti del libro, per passare poi a loro e all'altro libro del nostro amico, ma due momenti significativi. Allora, come è nata la rivalità fra Moser e Saronni? Secondo questo libro, lui dice un po' il campionato di Zurigo 79, ma secondo me di più
e il mondiale Nürburgring 78. Nel 78 il mondiale al Nürburgring, Beppe ha 21 anni, non è ancora compiuto i 22, nel finale, all'ultimo giro, sono in fuga Beppe Saronni, Bernard Hinault e Jerry Kneteman. Vuol dire che a quell'epoca Italia, Francia e Olanda non tirano più. Beppe Saronni, i due in volata, li ha battuti più volte, poteva diventare campione del mondo a 21 anni. Improvvisamente l'ultimo giro si mettono a tirare i belgi, che non hanno più un leader in squadra. E allora perché i belgi tiravano? E questo è il grande interrogativo che rimane. Secondo una teoria che ci è cara, dice Moser, preso in trappola, può aver cercato alleanze fra i belgi. Lui ovviamente nega. Beppe Saronni quella sera abbandonò il ritiro della nazionale a Colonia, la nazionale italiana rientrava in aereo il giorno dopo come sempre, lui da Colonia quella notte è rientrato a casa in auto, potete pensare con che spirito, e resta questo dubbio, perché hanno tirato i belgi, dubbio che si è acuito quando poi nell'inverno, perché Francesco Moser ha avuto questo grandissimo merito, ha creato i club dei tifosi, come nel calcio, c'è il Milan Club, l'Inter Club, c'erano i Moser Club, che ogni anno organizzavano una maxi festa in una discoteca per festeggiare la stagione e i successi di Francesco. Era un momento veramente, c'era il mondo in quella serata, e fra il mondo quell'anno c'eri anche tu, ovviamente tutte le volte, no? Perché lui mi chiamava Beppe Moser, capite? Per questo lo dice. E quell'anno c'era anche un belga, Walter Godefroth, e di lì è nato tutte le illazioni, e questo è uno dei momenti forti del libro. L'altro vorrei che lo raccontasse quando ha conosciuto, che è bellissimo, quando ha conosciuto Gimondi, e che ha battuto Gimondi, che non era appena quasi ancora dilettante, e lo vorrei ricordare perché giovedì Felice Gimondi, so che oggi qui c'è Norma, Felice Gimondi giovedì scorso avrebbe compiuto 80 anni, e io l'ho ricordato in televisione perché è Felice Gimondi. Quindi brevemente, e poi passiamo la parola a Pier, prima al Nürburgring e poi Gimondi. Sì, ma non hai detto il finale, tu eri invitato d'onore alla festa, sì. E quando hai parlato, perché lo sapete, il perché lo sapete, caro amico, va bene. Sì, ma non hai finito il racconto, c'era Godefroth alla festa, ma era lì per cosa? Per ricevere un premio. Per ricevere un premio dovuto per il lavoro che hanno fatto al mondiale, non lo dice, vabbè, ve lo dico io, ve lo dico io. Il libro lo dice, sì. Ma vabbè, Nürburgring sì, è un mondiale che abbiamo un po' buttato via, che poi Francesco ha perso secondo da Kneteman. Però anche lì, cioè anche lì è simpatico, perché io mi trovo in fuga con i due corridori più importanti, poi Hinault, Kneteman e io, in due che andavano di più, e io giovane, stando alle regole, alle consegne di Alfredo Martini, mi diceva Alfredo, Peppino, tu ti butti nella fuga buona nel finale e aspetti che arrivo io. Bene, ok. Io mi sono buttato nella fuga, che era la fuga giusta, e aspettavo Alfredo, ma Alfredo non arrivava mai. Beh, giornata brutta, fredda, piovosa e via via. E ad un certo punto, quando è arrivato dietro, il gruppo stava già recuperando molto, aveva recuperato tanto. E Alfredo mi dice, ma Peppino come stai? Sto bene Alfredo. Allora passa ogni tanto. Va bene, io ho cominciato a passare, però il gruppo dietro aveva già recuperato, i belgi avevano recuperato stranamente, andavano fortissimo, tiravano per chissà chi, non si sa, poi l'abbiamo saputo alla festa dei Moser Club, e sono venuti a prenderci, sono riandati in fuga Kneteman e Moser, vabbè poi Kneteman... stando a quello che ho sentito e si dice, ha fatto un po' il furbo. Ha fatto il Saroniano. Ha fatto. Sì, ma quel giorno lì il Saroniano dovevo farlo io. Comunque, tutte belle storie che si raccontano. Poi Gimondi con Felice, questa la raccontiamo perché è una cosa, delle cose che mi ricordo benissimo anch'io. Io ero giovane, 19 anni.
allora i contratti partivano da novembre, avevo appena compiuto 19 anni il 22 settembre e si comincia a correre con qualche ciclocross o corso in Toscana con Panizza, con Bitossi, con tutti questi ragazzi qui che ragazzi erano dei fenomeni. Acerreto Guidi da dilettante. E niente, mi trovo a 19 anni con tutti questi miti, no? Che vedevi solo in TV, che pensavi solo di incontrare nei sogni, e vabbè, li ho trovati. Ma ancora bello, cioè, nella pista coperta al Palazzetto dello Sport di Milano ci sono i campionati indoor in pista. Io venivo dalla pista, cioè, era casa mia, era anni che giravo in quella pista. Va bene, ci sono questi campionati indoor. Per farla breve, Felice corre l'eliminazione, anch'io corro l'eliminazione, stranamente, ma neanche tanto, ci troviamo in finale io e lui. E io, giovane, non avevo paura di nessuno, perché sai, quando sei giovane non pensi a queste cose, faccio la mia volata tranquillamente e batto Felice Gimondi, il grande Felice Gimondi, per 20 metri. Io contento, scendo nell'area di riposo, dove ci si riposa, ci si cambia, via via, e invece di trovare dei volti, dei miei compagni, sorridenti, felici, contenti, perché giovane avevo vinto qualcosa, vedo che tutti mi scappano, mi guardano un po' di... Allora arriva Gualazzini e Paolini, no? Due miti, no? Del ciclo, che conoscete bene, e vengono, mi sussurrano, mi dicono, ma cosa hai fatto? Ma no, ma non dovevi fare così, ma hai battuto così Felice. No, 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 vai a chiedergli scusa. E io, lì, dalla mia contentezza, cioè prendo un pugno nello stomaco, ma come chiedere scusa? Ma no, ma Felice, ma stai scherzando? Ma no, ma non si fa così. Insomma, morale, ho dovuto andare da Felice Gimondi, che non mi guardava in faccia, che era voltato di spalle, e io, signor Felice, oh, ma mi scusi, no, ma io non sapevo, mi scusi. E lui, con questa tosse che aveva sempre, diceva, giovane, un po' più di rispetto, un po' più di rispetto. Ma non è finito lì, perché lì è stato il momento, io, sai, un po' imbarazzato, poi nel riflettere ho anche capito, no? Ci mancherebbe altro, Felice Gimondi, figure, erano altri tempi, non erano i tempi di oggi, e mi dice, beh, te la faremo pagare, te la faremo, arriverai in Riviera ad allenarti per la 6 giorni. E tutti dovevamo correre la 6 giorni. Insomma, morale anche lì, per farla breve, sono andato in Riviera con Paolini e Gualazzini, ci allenavamo per la 6 giorni di Milano, lui era in albergo della famiglia di Ano Marina, con Parsani, Sant'Ambrogio e altri corridori. Insomma, morale, eravamo ad aspettarlo, esce il primo allenamento e dice, bene giovane, adesso comincerai a tirare tutto il giorno tu. Ma io ero contento, ero felice, perché mi piaceva stare con questi corridori, tiravo in modo convinto anche, insomma, morale della favola, da quella settimana, 10 giorni che ci siamo allenati lì con Felice, abbiamo fatto un'amicizia, perché poi nell'allenarsi assieme, nel parlare, vi devo dire che Felice mi ha difeso, mi ha sempre suggerito tante cose che mi hanno fatto bene durante la carriera, ma il primo impatto con Felice è stato quello, è stata una cosa incredibile che ricordo ancora. Perché Felice era un grande corridore, grande personaggio, lo ricordo veramente volentieri. Beh, a questo punto posso solo rovinare il tutto, perché avete detto, avete già... No, non fare il falso modesto, Giancarlo. No, allora, consiglio per gli acquisti, sincero. L'ho letto, sottolineato. Devo leggere sempre. A parte che ho una malattia, il ciclismo, quindi non è casualmente il mio lavoro, ma in realtà è una passione sconfinata come quella, presumo, di tutti voi. Devo dire che Giancarlo ha creato qualcosa di unico. Qui c'è la memoria, e ciclismo è memoria, questa è memoria.
Ma la cosa bella dell'eroica è che non è solo memoria, è pace, è amicizia, cioè si respira proprio, ci sono dei tempi. Eh sì, scusa, non l'avevo letto, quindi sono anche banale. Detto questo, grazie Giancarlo e complimenti vivissimi per quello che tu hai fatto e per quello che continuerai a fare per noi e per noi appassionati, ve lo consiglio follemente. Perché sì, perché è un libro sincero, di una sincerità sconfinata, perché con quel signore lì, comunque, quei due signori che si mandano ancora oggi simpaticamente, ai tempi no, simpaticamente forse no, però hanno una grande qualità, che se le dicevano in faccia, è quello che pensavano, dicevano. E questo signore qua invece ha tutta la mia invidia, lui e tutta la sua generazione, perché ha veramente vissuto un ciclismo e forse un mondo. Sì. Molto più vero, non lo so, oggi viene silenziato da tanti uffici stampa, da tanti portavoce. Io vorrei vederli insieme a Moser e Saronni, perché secondo me se ne fregherebbero serenamente, no? Anche con un bel capo ufficio stampa che ti dice oggi Saronni non parla, se Saronni ha voglia di parlare parla, e Moser ancora di più. È pieno di aneddoti, è pieno di schiettezza, trasuda di Saronni, e tu di, sei stato molto bravo, ma l'ho sempre fatto perché è il tuo lavoro, che ti diverti ancora oggi ad andare a trovare tutte le spigolature, tutte queste verità. E devo dire che hai dovuto trovare un moseriano per scrivere la verità, questo scusa se te lo devo dire. Perché mi devo autodenunciare. Io oggi ho un rapporto sicuramente, lo devo dire, con Moser molto molto buono, ma io l'ho scoperto dopo, mi ha conquistato, perché lui è un seduttore anche. So cosa dire, ma io ero moseriano, un ragazzino moseriano. Allora siamo in due. Sì, è per quello, ma io sono stato sincero, devi ricordare, bisogna col Beppe bisogna essere franchi, perché tanto ti sgama. Sì. Cioè, tu non riesci a farlo offeso, sì. Beppe, assolutamente, anzi sì. Se ci provi sei un uomo finito. Detto questo, oggi io sono il cuore diviso in due, ma forse anche... Sì, tutti dalla nostra parte. Però, visto che avete parlato già abbastanza di rivalità, ci sono due momenti importantissimi della carriera di Beppe dove in realtà, casualmente, Beppe non vince, ma stravince grazie a Moser, nel senso che grazie anche a questo Francesco che depone le armi, cioè non ti rompe le balle, lo possiamo dire? Per due volte, almeno per due volte, decide di non farlo perdere, perché tantissime volte il signorino l'ha fatto perdere e viceversa. Potevano vincere il doppio, potevano vincere letteralmente il doppio. Ma in due momenti particolari e fondamentali, che sono esattamente Goodwood e Milano-Sanremo, vero. Beppe ottiene le due vittorie probabilmente più, anche Lombardia, anche Lombardia. Francesco lascia da parte il suo orgoglio, la sua voglia di competizione che è smisurata, ce l'ha ancora oggi, anche se un pochino negli ultimi due o tre anni anche lui si è arreso alla bici a pedalata assistite, quindi la pila gli ha tolto energia, possiamo dirlo, Beppe, è così, la pila gli ha tolto energia. Però in quelle tre occasioni, secondo me due in modo particolare, perché la Sanremo è la gara più adatta a Beppe Saronni, che in realtà l'ha fatto penare di più. Tre volte secondo, poteva vincerla veramente con una gamba sola, invece gli andava sempre storto. E il Goodwood, vabbè, lì, sì. Quello lì è un capolavoro tuo, però per una volta si mettono tutti d'accordo. Sì. E quindi lascio a te la parola per suffragare quanto ho detto. Sì, grazie. Ma in effetti, tutto nasce, ma veramente, ma non perché ci siamo parlati, attenzione, e poi è la tua coscienza, no, che ti porta a fare questi ragionamenti e queste considerazioni. Tutto nasce dall'anno prima, Praga.
Praga veramente è venuto fuori un disastro e abbiamo trovato e tutti hanno trovato delle motivazioni, ma che non erano motivazioni corrette, non erano motivazioni giuste, e anche noi corridori dalla nazionale, ma tutti noi sapevamo che le motivazioni e le scusanti non erano quelle, sapevamo che l'avevamo fatta grossa, tutti. Perché quando tu a Praga, e ripeto, racconto Praga perché tutto nasce da lì, quando Praga al freno dice a tre giri dalla fine tutti si lavora per il Beppe, tutti d'accordo, così non è stato. Ci sono stati degli italiani all'ultimo giro che hanno tentato poi di andare in fuga, di fare la propria corsa. Quindi memore di questo, che di tutta questa situazione creatasi a Praga, io credo che tutti si sono un po', come posso dire, si sono un po' corretti, sapendo, come dicevo prima, che bisognava fare qualcosa e dare in modo più corretto nelle corse e dare qualcosa ai tifosi e non sbagliare più e non correrci contro come avevamo fatto fino allora. In effetti, dopo il Mondiale, il Giro di Lombardia, Francesco ha fatto la sua corsa. È arrivato secondo, credo secondo o terzo, ma ha fatto la sua corsa, perché siamo andati a prendere Visentini proprio a 500 metri dal traguardo, tutti hanno collaborato e siamo arrivati in gruppo, ho potuto vincere con la maglia campione del mondo il Giro di Lombardia. Probabilmente se non c'era questo aiuto e ognuno portava avanti le proprie ripiche, i propri antagonisti, vinceva Visentini. Per l'amor di Dio, meritatissimo, ma la corsa non sarebbe andata così. Così la Sanremo, anche la Sanremo, un po' mi sono giocato tutto sul Poggio perché non volevo più arrivare in volata e farmi battere un'altra volta da un corridore veloce. E attenzione, se fossimo arrivati in volata c'era un certo Bontempi, fortissimo, che era in una buona condizione, che probabilmente avrebbe probabilmente anche vinto. Quindi ho giocato tutto lì, lo stesso Mosè, lo stesso Francesco, non lo so perché non sono nella sua testa e nelle sue gambe, ma magari avrebbe potuto rincorrermi, fare un tentativo, cercare di chiudere qualche buco, non l'ha fatto, così dice lui, ma ci credo, e anche lì è venuto fuori un risultato importante. Saremo vinto con la maglia di campione del mondo, ho saputo dopo anni che in pochi poi ce l'hanno fatta, quindi è una cosa... Tu sei l'ultimo, tra l'altro c'è un episodio bello che tu racconti. Voi dovete sapere che Beppe Saloni, tre volte secondo la Sanremo, alla vigilia di questa bella, Sanremo, bella questa, decide, bravo. Dice, bravo. Sapete cosa c'è? Io stasera festeggio la vittoria della Sanremo di domani. Pensate il... Tanto è vero che per poco Pietro Algeri, che aveva sostituito il grande Carlo Chiappano, ricorderei anche Carletto Chiappano, che è stato fondamentale nella carriera di Beppe, Pietro Algeri dice, ma qualcuno compierà gli anni, andiamola a vedere, oh, chi è che compie gli anni? Tutti zitti, terrorizzati, il capitano si alza e dice, no guarda, non compie gli anni nessuno, stiamo semplicemente festeggiando la vittoria della Sanremo di domani. Pensate al carattere di un campione. Nella camera d'albergo, pasticcini,